Al via Vini Italy, 17 padiglioni per 4.300 aziende, ci sarà anche il Wine Ministerial Meeting e la presentazione della nuova stagione di Bevi. Domani a Spunti di Vista parliamo di sostenibilità di filiera. Oreca. Oreca Short News è offerta da... Le ricette sapienti di Zueg, anche al bar. Smilebox Maniva, fa bene anche a chi non la beve. Rai River, birrificio artigianale indipendente irlandese, presenta Rai River Irish Stout. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Conto alla rovescia per l'evento clou del mondo del vino. A Verona la 56esima edizione di Vinitaly 14-17 aprile. Un evento sempre più targettizzato sulle esigenze delle imprese e sulla promozione del settore in Italia e sui mercati esteri. Va in questa direzione infatti anche il nuovo piano strategico di Verona Fiere, che contempla un rafforzamento ulteriore dell'impegno di Vinitaly per amplificare la piattaforma promozionale del brand, per garantire investimenti per l'incoming sulla manifestazione e sul prodotto italiano nelle piazze export più strategiche. Con 33 produttori è la Toscana ancora una volta la regione capofila, poi Piemonte 19 aziende, Veneto 18 e Sicilia con 16, a seguire tutte le altre. In contemporanea a Vinitaly 2024 anche la 28esima edizione di SOL, International Olive Oil Trade Show, Excellent Beer ed Enolitech, salone delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra. Con le tre rassegne il numero delle aziende presenti nei 17 padiglioni della fiera sale a 4.300 aziende. Confermato Vinitaly and the City, il fuorisalone in calendario nel centro della città scaligera dal 12 al 15 aprile. Sono invece 131 i produttori selezionati da Wine Spectator a Verona Fiere per la 13ª Vinitaly Opera Wine, l'evento premier del Salone Internazionale che punta i riflettori sugli ambasciatori e sulle iconiche etichette del vino italiano negli USA. Vino e politica, ci sarà il Wine Ministerial Meeting, evento che dall'11 al 13 aprile riunirà in Franciacorta e a Verona ben 30 stati appartenenti all'OIV, organismo indipendente di valutazione, tra cui grandi produttori come Francia, Spagna, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile e Ungheria. Ci sarà ovviamente anche l'Italia, che ospita per la prima volta questo evento, dove saranno trattati i temi della sostenibilità e della difesa dell'immagine del vino, ma si parlerà anche di sicurezza e di formazione. Al Vinitaly non solo vino, ma anche appuntamenti di arte e musica, tutti all'insegna del prodotto enologico Made in Italy. Fra i diversi appuntamenti, la presentazione della terza e anticipazione della quarta edizione di Bevi, acronimo di Bacche Enologi Vinattieri d'Italia. La prima e unica serie TV sull'arte del mondo del vino, in onda su Sky Art, che metterà in luce la complessità dell'arte del vinificare, dalla vigna alle cantine come nuove cattedrali, in un collegamento sempre più osmotico tra vino, arte, architettura e design. Domani, nella nostra rubrica del venerdì Spunti di Vista, presentiamo la nuova edizione di Spiridon Luis, la speciale pubblicazione dedicata ai distributori beverage. Nella puntata toccheremo il tema della sostenibilità di filiera Oreca, quanto impatta la distribuzione food and beverage sul nostro ambiente, quali le recenti disposizioni legislative che riguardano gli operatori della filiera, come diventare distributori sostenibili e quali vantaggi. Con noi domani Fabio Iandolo, CEO e co-founder di 4Green. Vi aspetto. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani.